Giovedì 18 maggio, con il concerto gratuito al Teatro Masini dei Ladri di Carrozzelle, gruppo rock formato da artisti con disabilità, nato dalle attività laboratoriali della cooperativa Arcobaleno di Frascati, già protagonisti a Sanremo e al concerto del 1 maggio, prende il via la 25esima festa della cooperazione di Faenza, che quest'anno coincide con una serie di anniversari importanti. La prima serata, infatti, rappresenterà un primo evento per celebrare i 40 anni della cooperativa sociale CEF Francesco Bandini. 10 invece sono gli anni di attività di Agrintesa, la quale, come da tradizione, ospiterà la grande giornata conclusiva della festa di COF Cooperative, il 28 maggio. 25 sono anche gli anni dalla scomparsa di Giovanni Dalle Fabbriche, protagonista del mondo cooperativo e alla cui memoria da sempre è intitolata la festa. Un bel compleanno, se vogliamo chiamarlo così. Vuol dire che la cooperazione è una parte integrante di questa società, di questa economia. Non a caso alcuni avvenimenti avvengono proprio nel cuore della città. Vuol dire che ci piace fare festa insieme agli altri e vuol dire che siamo appunto una parte integrante di questo territorio. Ecco, per i 25 anni della festa della cooperazione coincidono anche una serie di altri avvenimenti, 40 anni di CEF, ma i 10 anni anche di Agrintesa. 10 anni di Agrintesa è un traguardo importante per quello che c'è dietro, per il percorso che c'è dietro. Agrintesa, sappiamo, almeno noi faentini lo sappiamo bene, che nasce dalla vecchia PAF molti decenni fa. E poi c'è stata la fusione che ha dato origine a Intesa, e 10 anni fa Agrintesa, mettendo insieme realtà di territori anche piuttosto lontani, della provincia di Modena, della provincia di Forlì, Cesena, voglio cogliere in questo anche un percorso che nasce da un atteggiamento di apertura verso i cambiamenti e dell'aver saputo interpretare quello che era necessario fare in un'area economica come quella dell'ortofrutta molto competitiva. Quindi quella è sicuramente una realtà che ha accettato la sfida di mettersi in discussione, di non aver paura di fare le cose insieme agli altri, e questo ha permesso, credo anche a questo, di diventare quel grande punto di riferimento che è Agrintesa oggi nell'ambito ortofrutticolo a livello non solo italiano ma sicuramente europeo. Quindi credo che significhi anche ricordare e celebrare questo assieme ai tanti soci che saranno alla festa. Quest'anno per la CEF vuol dire anche 40 anni di attività. Come avete deciso di festeggiare questi 40 anni? Siamo partiti da tutta una serie di ragionamenti che per adeguare la struttura della cooperativa ai tempi moderni, e quindi siamo partiti da lontano, abbiamo fatto la fusione fra CEF Francesco Bandini e CEF Servizi, abbiamo cambiato la logistica, abbandonato la sede di Via Panna 40 per portare tutta l'attività in maniera molto più funzionale a tutto quello che facciamo in via Risorgimento 2 e 4, e abbiamo ristrutturato, diciamo così, anche l'organizzazione della cooperativa. Dopodiché la presentiamo alla città. Allora partiamo in sinergia con cooperative, con il concerto al Teatro Masini di Ladri di Carrozzelle. Il 10 di giugno inauguriamo la nuova sede, quindi la presentiamo alla città, e il 22 di settembre vogliamo fare una riflessione sulla nostra esperienza, ma soprattutto sul come spendere e aggiornare la nostra esperienza per migliorare nei prossimi 40 anni. 25 anni di festa della cooperazione, ormai un format tradizionale qui a Faenza che attraversa come sempre vari luoghi della città, anche il centro città. Quest'anno ci saranno però un po' di iniziative diverse, nuove. Sì, dopo la grande kermesse d'apertura del 18 di maggio al Teatro Masini, abbiamo il 24 maggio in piazza Faenza, nella piazza centrale, il Gioca Città, come al solito un appuntamento ludico con la partecipazione, ci aspettiamo come tutti gli anni, di tanti bambini che, animati dalla cooperativa Kaleidos da In Cammino, propongono giochi e divertimenti. Poi passiamo il 25 maggio al Cinema Sarti, offriamo alla città uno spettacolo, un film, O Amici in Paradiso, un film molto recente che racconta belle storie, di cui fa parte anche storie che rappresentano molto le attività delle nostre cooperative sociali in particolare.
e che anche questo è in libero accesso a tutti quelli che si sono persi le programmazioni che sono girate all'inizio dell'anno. C'è la possibilità di rivedere e di passare una bella serata. Poi il 26 di maggio alla Sala Giovanni dalle Fabbriche ricorderemo appunto i 25 anni dalla scomparsa di Giovanni dalle Fabbriche, che è stato un po' il promotore di molte attività della cooperazione faentina, sia nell'agroalimentare che nell'istituto di credito. E poi passiamo al sabato mattina, il 27 di maggio, presso il Ridotto del Masini, un approfondimento e un dibattito più di tema sociale, economico e culturale, dove rifletteremo fra le problematiche che oggi intercorre la nostra società, tra giovani che hanno difficoltà a trovare lavoro, anziani e nuovi bisogni, e popolazioni e popoli extracomunitari o di rifugiati che continueranno anche nel 2017 ad arrivare su questo territorio. Quindi abbiamo bisogno di trovare nuovi equilibri, nuove integrazioni e nuove possibilità di sviluppo. Si conclude tutto la domenica 28 maggio, con la grande festa presso Agrintesa, la messa alle ore 10 per tutto il popolo dei cooperatori e la celebrazione di 10 anni di Agrintesa quest'anno intorno alle ore 11, e poi il pomeriggio grande festa per tutti, con spettacoli, con laboratori promossi dalle nostre cooperative, con danze, con balli e con anche la possibilità di passare un pomeriggio, ci auguriamo anche di bel tempo, ma comunque di festa, con i cooperatori faentini. Federico Lega per Faenza Web TV.